Allora, questa è la quinta edizione del No Rules GP. È un torneo di submission grappling, ossia un sistema di combattimento che prevede la lotta, appunto, che parte da in piedi con tutti e due gli atleti da in piedi, per poi finire al suolo, dove sono previste una serie di posizioni che danno un determinato punteggio e in più tecniche di finalizzazione. Cos'è la finalizzazione? La finalizzazione è può essere una leva articolare, oppure uno strangolamento, o comunque una pressione che costringe l'avversario ad arrendersi. Quindi, ad esempio, ora in questa che stiamo vedendo in questo momento è una situazione, posizione di guardia, ok, qui l'avversario, la maglietta grigia, è dentro la guardia dell'avversario, maglietta nera, è una posizione di stallo, non dà punteggio. Ecco, ora questo è un tentativo di finalizzazione, si esce raggiungendo una posizione, questa di vantaggio, c'è un punteggio che equivale a 2, ok, la somma di tutti i punti a fine combattimento, se non c'è una finalizzazione, appunto, porta alla vittoria di chi ha preso più punti. Allora, dicevo, questa è la quinta edizione di questo torneo, dove partecipano varie scuole della Sardegna, scuole di jiu-jitsu brasiliano, scuole di grappling, scuole di magari di MMA, che hanno al loro interno, nei loro allenamenti, anche i turni predisposti a questo sistema di combattimento, questo sistema di gara. Allora, diciamo che il submission è nato, questo sistema di combattimento, questo sistema di gara, è nato sulla falsariga di quelli che erano gli incontri di Brazilian Jiu-Jitsu. Prima si combatteva col kimono, ancora oggi sono le competizioni col kimono, però diciamo che c'è una variante di questo sistema dove gli avversari non possono afferrare il kimono, appunto il gi, e combattono solo afferrando gli arti dell'avversario. L'età di questi atleti qual è? Varia, questo è un open, abbiamo atleti che arrivano, superano i 40 anni, allievi di 17 anni, 16 anni, okay, si va a categorie di peso e c'è un punteggio, a seconda della federazione c'è un punteggio diverso. Ad esempio in questo tipo di gara c'è un punteggio che dà un punto per la proiezione, 2 punti per la posizione di side control, che quella che abbiamo visto prima, e poi posizione di monta, che è quella che stiamo vedendo, dove abbiamo 3 punti. Quando invece si tratta di monta posteriore, ossia questa posizione però alle spalle dell'avversario, allora sono 4 punti, che diciamo è quella più, la posizione che dà più, il punteggio più alto. Allora, i team presenti, appunto è presente anche il mio team, Nova Unia Onuoro, accompagnato dalla Nova Unia Sardegna, che è un team di Brazilian Jiu-Jitsu. Noi partecipiamo a eventi sia col kimono che senza kimono. Questo è il terzo anno consecutivo che partecipiamo. Quest'anno da Onuoro abbiamo portato 3 allievi, mentre da Cagliari altri 3 allievi. Quindi la Nova Unia in tutto 6 allievi. Speriamo di portare qualche medaglia, gli anni scorsi è andata bene, speriamo quest'anno di ripetere il successo. Quest'oggi ci troviamo ad Alghero per la quinta edizione di un torneo che negli anni sta diventando sempre più importante. Sì, appunto questa è la quinta edizione in cui riusciamo a svolgere questo torneo qua, e diciamo a oggi siamo riusciti a riunire tutti i team della Sardegna, insomma, appunto essendo un torneo open dà la possibilità a tutti i team che si avvalgono anche di altre federazioni per gareggiare, dà la possibilità appunto a tutti di poter gareggiare all'interno di un unico torneo e sfidarsi appunto tutti i team. Come sta andando? Sta andando alla grande, dico, la risposta è stata bella, ci sono stati più di 80 atleti iscritti e insomma è andata molto bene, più delle aspettative, insomma. Sta crescendo a dismisura come sport, insomma, già si inizia a conoscere un po' di più tramite le MMA, le Mixed Martial Arts, appunto,
grazie appunto all'avvento delle mixed martial arts, appunto questo tipo di sport sta iniziando pian piano ad avere il suo successo ed acquisire valori appunto anche come sport a sé stante, insomma. Ecco, altri progetti che vi riguardano, altre gare? Beh sì, ovviamente continuare a fare questo tipo di torneo e continuare a potenziare appunto l'organizzazione, far sì che l'evento diventi un qualcosa di sempre più grande, che dia sempre un po' più lustro agli atleti e ai vari team che oggi come oggi si può notare stanno appunto migliorando tantissimo dal punto di vista atletico e stanno dimostrando veramente di aver fatto un grande lavoro, un duro lavoro. Il bello di queste manifestazioni è che possiamo vedere allievi provenienti da varie discipline e quindi vari sistemi e stili diversi. In questo caso vediamo uno studente della Roger Gracie Academy, quindi Brazilian Jiu-Jitsu, contro uno specialista in judo e in lotta olimpica. Quindi insomma toglie anche quella curiosità, gli appassionati di lotta, sai qual è lo stile che domina il jiu-jitsu, il grappling, la lotta olimpica, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questo è un momento appunto dove le varie accademie danno il meglio di sé per dimostrare che il proprio stile è superiore agli altri. Allora, in questo tipo di torneo organizzato da Giovanni Mulas, in questa edizione anche da Alessandro Gaia, possiamo notare che insomma in questo tipo di competizione la parte tecnica è molto importante quanto la preparazione fisica. Diciamo che in una competizione col kimono, col gi, la parte tecnica raggiunge il culmine. Diciamo che è la cosa forse più importante. In una competizione invece no gi, il fattore preparazione fisica, no gi significa senza kimono, il fattore preparazione fisica è 50-50, questa è una mia personale opinione. E quindi qui insomma non è solo il livello tecnico che conta, ma molto spesso è anche la preparazione atletica dei lottatori. La ripresa di questi match è 5 minuti, eccezione per le finali che hanno un minuto in più, 6 minuti, ed è permessa nelle finali anche una tecnica di finalizzazione in più rispetto a quelle dell'eliminatorio, una tecnica che è un pochettino più pericolosa, però si presume che chi arrivi alla finale sia anche in grado di sopportare questo tipo di pressione o comunque di arrendersi nel caso sia pericoloso per la propria integrità. In questo caso ci troviamo di fronte a che presa? Allora, in questo caso era una situazione di mezza guardia, non da punti. Il tentativo del ragazzo maglia blu era di passare nella posizione di monta e aggiudicarsi 3 punti. In situazione di pareggio, come in questo caso, ci sarà un extra round. Il primo che fa punto vince. In questo torneo le posizioni devono essere, le posizioni di vantaggio devono essere mantenute per almeno 3 secondi, altrimenti non vi è un punteggio. Differenza del jiu-jitsu brasiliano, dove nel momento in cui non si tiene la posizione per 3 secondi, ma si arriva a quella posizione, c'è un vantaggio, un cosiddetto vantaggio, che non è un vero e proprio punto. Okay. Quindi in situazioni di parità, come abbiamo appena visto, chi ha più vantaggi passa all'incontro. Ok, però se uno atleta ha 5-6 vantaggi e l'avversario ha un punto, vince comunque chi ha preso il punto. Qui continuano a essere in parità. Continuano a essere in parità. Adesso il primo che si aggiudica appunto o una proiezione o una posizione dominante ha passato e ha vinto l'incontro. Più o meno sono dello stesso livello questi due atleti? Allora il livello qua è misto, non sai che livello, perché non è diviso né in classe A né in classe B, però il peso, le categorie di peso sono quelle, c'è poco
fatto una proiezione, quindi ha passato il match l'allievo della Roger Gracie Academy. Thank you.